Il Festival Internazionale dei Corti da Sogni Antonio Ricci inaugura la stagione estiva dell'Arena del Sole di Rito di Classe. Dal 19 al 26 giugno protagonisti in via Marignolli saranno i cortometraggi provenienti da 70 paesi. La stagione dell'Arena proseguirà poi fino a settembre con un appuntamento diverso ogni sera. The Father, Il famoso mondo di Amélie, Raya e l'ultimo drago, I predatori, Il cattivo poeta, i primi titoli di una stagione governata però dall'incertezza a causa delle politiche distributive dei film dopo il blocco dell'attività dell'ultimo anno. Sarà una stagione cinematografica all'insegna sempre dell'insicurezza, dell'attesa, perché facciamo molta fatica ad avere delle risposte chiare, per esempio su quelli che saranno i film e le novità nel corso dell'estate. Noi sappiamo che tutti gli anni, durante il mese di luglio e di agosto, escono dei film in anteprima e noi come Arena, a differenza di tante altre arene che magari sono gestite dai comuni o da altre associazioni, noi con la nostra programmazione quindicinale riusciamo anche a tener conto delle proposte sulle anteprime. E abbiamo già capito che le difficoltà ci saranno anche quest'anno, per cui è vero che personalmente apprezzo tantissimi i film di qualità, ma un'arena che lavora 70 sere durante l'estate necessita anche dei film, chiamiamoli così, adatti al consumo di magari una confezione di popcorn, una bottiglietta di Coca-Cola, e quindi tutte le anteprime che portano un po' di linfa e quindi danno un po' di respiro alle arene, quest'anno incredibilmente sembrano particolarmente penalizzate, per cui non so cosa succederà di fatto, molta insicurezza. Non ci sarà solo cinema all'Arena di Rito di Classe? Non ci sarà solo cinema, perché l'Arena è diventata anche una specie di centro culturale, anzi è partita l'idea sempre dall'Arena di realizzare un film sul Lido di Classe. E c'è già stato l'interesse dell'assessorato al turismo del comune di Ravenna. Per cui la realizzazione di questo film, che probabilmente dovrebbe svolgersi durante l'estate, non è un film documentario, ma dovrebbe essere proprio un film che tiene conto di storie di vita di chi frequenta il nostro Lido da anni e che quindi un mosaico di storie di vita che dovrebbero dire come e perché si è legati ad un posto anziché ad un altro, perché si continua a frequentare un luogo e preferirlo anziché un altro. Questa ad esempio è una novità che si è aggiunta. In più l'Arena è anche un luogo dove si possono prendere a prestito, ma non con l'obbligo della restituzione, centinaia di libri, perché gli utenti che la frequentano ormai hanno capito che da noi possono trovare tutti i libri che vogliono. È un luogo dove si presentano i libri durante il giorno e nei pomeriggi d'estate, quindi c'è un piccolo calendario di presentazioni di libri. Si possono fare anche dei laboratori per i bambini, ma quest'anno quelli li abbiamo eliminati, oppure degli assaggi musicali, e quest'anno ne faremo qualcuno in più proprio perché l'Arena permette, grazie alle sedute e al distanziamento, la possibilità insomma di realizzare anche queste performance musicali. Ci sarà una data di presentazione di tutti questi eventi, quando? Venerdì 18 giugno, quindi la sera prima dell'inizio della rassegna dei corti, ufficialmente all'interno dell'Arena, a partire dalle ore 19:30, insieme al Comitato Cittadino, l'Arena del Sole e il suo Festival Nature verrà presentato a tutti quelli che verranno a trovarci e regaleremo a tutti i convenuti, a partire dalle 21:30, un concerto con musiche tratte dalle più belle colonne sonore di film realizzato da un gruppo di ragazzi di Parma.